So che anche tu ti interessi della mistica, o meglio, più che ti interessi, ami, ti sei innamorata del mondo della mistica, in particolare della mistica medievale. Vorrei sapere anch'io quando e come l'hai conosciuta, qual è stata l'occasione che ti ha spinto a sapere sempre di più e fino a proprio a prenderti a cuore di questa realtà che veramente è sconvolgente. Mi sono resa conto che quando ho fatto io l'intervista, quindi le domande a te, Don Giorgio, ero molto seria. Invece adesso mi sento un po' più a mio agio. E, cosa dire, come ho trovato la mistica? Sono andata per mari, monti, cieli e anni. Anni e anni che sono alla ricerca di un qualcosa, ma che non riuscivo mai a trovare né all'estero né in Italia. Mi spostavo e non sono mai neanche stata capita né dall'esterno, ma neanche un po' dalla mia famiglia. Fin quando io sentivo che dentro di me c'era qualcosa di molto di più. Fin quando poi ho avuto l'apice, che è stato un crollo anche a livello fisico, e dopodiché, dopo essermi rimessa un po' in sesto, subito sono venuta a chiedere un aiuto a te. E, io credo che, c'è quella possibilità che viene a bussare alla nostra porta e sta a noi decidere di aprirla o lasciarla chiusa. Può essere con un libro, può essere con un incontro sempre è sempre un incontro provvidenziale. E quindi poi da lì è iniziato tutto un mio percorso, un cammino che già sentivo e sento ancora dentro e che è sempre in movimento e che ogni giorno e che non si finisce mai di imparare. Secondo te, qual è la cosa che ti affascina di più della mistica? E ripeto sempre della mistica medievale, di Eckhart, eccetera. Qual è? Quali sono le idee, diciamo così? Qual è il segreto che tu hai colto per cui, innamorandoti di questo mondo, ti senti quasi dentro, cambiata, lotti per poter veramente scoprire di più questa realtà interiore. È una domanda molto importante. E cosa mi affascina più della mistica? Son tantissime le cose da dire, ma la mistica riduce tutto all'essenziale. E quello che mi affascina più di tutti è che è il suo segreto, cioè quello che sta dentro di lei, è proprio il fatto di scendere dentro se stessi e di trovare se stessi, ma poi diventa un mondo che ti avvolge completamente. È un qualcosa che nella quotidianità, perché io la sto vivendo nel quotidiano, è proprio come prima con i problemi, perché tutti hanno dei problemi e la vita non sarebbe normale se non ci fossero. Anch'io con i miei piccoli problemi o grandi problemi, situazioni di ogni giorno, la vivo però in modo diverso. Quindi la mistica è viverla nella quotidianità. E questo ti aiuta veramente a tirar fuori il meglio di te, cercare di vedere le cose, cambiare pensiero, ma soprattutto ti fa vivere pensando,
ti fa vivere sentendo il contatto con lo spirito, con la parte divina che c'è dentro di noi. Sarebbero tantissime poi le cose da dire, ma appunto proprio perché la mistica è l'essenziale, quindi io anche prima che ero molto più dentro a questa, anche se in un certo senso già uscivo da questa società così carnale, la mistica insegna invece a togliere sempre di più, cioè tutte le sovrastrutture che avevo. Le fa crollare come veramente come la sabbia che si scioglie quando passa l'onda del mare. È incredibile, è qualcosa veramente di sconvolgente. E vorrei anch'io farti la domanda, secondo te, questa realtà mistica, questo mondo della mistica medievale, che significato può avere oggi in un mondo che è tutt'altro che mistico, un mondo che vive di pelle, che vive al di fuori del proprio essere? In altre parole, il mondo potrebbe essere affascinato da questa realtà mistica e come far sì che ne sia affascinato? E ritieni che veramente la mistica potrebbe cambiare il mondo, cambiare la società, addirittura cambiare la Chiesa? E come per rispondere a quest'ultima domanda, io sì, credo che la mistica possa assolutamente aiutare la condizione, o stravolgere addirittura questa società così carnale, perché lei si basa totalmente invece sullo spirituale. Ed è vero che noi viviamo nella materia e quindi ci deve essere sempre il giusto equilibrio. Però ecco, io vedo come la mistica proprio quello, quella parte che potrebbe, ed è l'unica, che potrebbe cambiare un po' il pensiero e il modo di vivere delle persone e poi della società. Perché ciò che la fa la mistica è lavorare dentro di noi e la prima vera rivoluzione è proprio quella dentro di noi. Il primo cambiamento avviene solo ed esclusivamente dentro di noi. Quindi credo che se una persona abbia la voglia, la costanza e anche la volontà di voler scendere dentro se stessa, allora pian pianino, cioè, si può andare verso un mondo migliore.